Un benvenuto a tutti da Meteocroane. Passiamo a vedere la cartina della Lombardia, come sempre, con i dati delle stazioni meteo del giorno 5 di febbraio. Le temperature minime di Bollate, di Cesate 7,1, di Cerreno Laghetto 6,8, le massime 10,1 a Bollate, 9,8 a Cesate, 10,1 a Cerreno Laghetto. Qualche millimetro di pioggia è caduto, 1,8 a Bollate, 2,5 Cesate, 1,8 Cerano Laghetto. Temperature e tempo che possiamo dire più da tardo autunno che no, non dall'inverno. E ci aspetterà una recrudescenza delle precipitazioni, soprattutto nella giornata di domenica, a partire dalla notte di sabato. Infatti, vedete ancora l'alta pressione che tenta di schermare le perturbazioni che scendono dall'Atlantico con il carico di aria fredda, vedete qui, ma questa depressione che vedete centrata sull'Irlanda e sulla Gran Bretagna, da qua, ecco, vedete, scenderà poi verso il Golfo del Leone. Questo lo farà nella giornata di domani e domani sera cominceranno le prime precipitazioni. Intanto le temperature della sera del 5 di febbraio, vedete come si sono anche riscaldate un po' le Alpi, la pianura padana, e il freddo si è praticamente portato verso il nord-est Europa. E le precipitazioni, anche queste, vedete, sono relegate a quella perturbazione quasi ferma, potremmo dire, per il blocco anticiclonico. Praticamente sulla Francia e sul Portogallo, un po' sulla e un po' anche, e un po' anche sulla Spagna, delle nebbie presenti sulla pianura padana. Andiamo a vedere il nostro modello di reading che ci aiuta a capire cosa succederà per i prossimi giorni. Ecco, vedete venerdì 5, ecco la depressione che vedevamo anche dal satellite e l'alta pressione che invece fa da scudo sulle nostre regioni, soprattutto il centro-sud, dove si sono registrate temperature primaverili, pensate, temperature massime. Questa depressione qui vedete come pian pianino scende, ecco già nella giornata di domani si porta più verso la Francia meridionale e poi domenica ecco il suo corpo sulla Francia centrale che sospinge correnti che impattano sulle Alpi e portano delle forti precipitazioni anche sulle pianure. Il proseguo poi vedrà altre fonti perturbate e lo vedremo poi cammin facendo nei prossimi giorni. Intanto vediamo la carta al suolo prevista per il 6 di febbraio, ecco più o meno la configurazione che abbiamo visto dal satellite e anche dall'immagine del modello di reading, ancora uno scudo anticiclonico, ma le perturbazioni cominciano anche a entrare, perché vedete il minimo si trova sul sud della Francia e questo con la sua forza piloterà le perturbazioni e abbasserà il muro anticiclonico verso latitudini più basse. Quindi le previsioni del tempo per i prossimi 3 giorni, sabato 6 di febbraio, un cielo coperto al mattino e al pomeriggio, le prime precipitazioni verso la sera, più 5 gradi la minima, più 10 gradi la massima. La neve comincerà a cadere all'inizio fin oltre i 1500 metri di altezza, stante queste temperature. Domenica giornata peggiore, piogge intense al mattino e anche al pomeriggio, meno alla sera quando tenderanno a diminuire. Temperature diminuirà un po', più 5 la minima, più 7 la massima e la neve scenderà a oltre i 1000 metri. Lunedì 8 di febbraio, ancora delle piogge al mattino e poi pian pianino il cielo che si libera un attimino e si avranno delle schiarite. Più 4 la minima, più 10 la massima, neve oltre i 900 metri d'altezza. Bene, vi ringrazio dell'ascolto, ci risentiamo al bollettino di domani e vi auguro un sereno sabato 6 febbraio. Arrivederci a tutti.